Cari amiche e cari amici, il prossimo video sarà il video conclusivo di questa lunga playlist e dunque ho deciso di fare un po' riassunto, di fare un po' il punto della situazione di quello che è stata tutta l'intera playlist. E ho colto l'occasione per questo video leggendo degli scritti di Evola, che si è interessato anche di Zen, di yoga, di buddismo. Basti pensare allo Yoga della Potenza, ad esempio, un libro veramente che io consiglio vivamente. Julius Evola, lo Yoga della Potenza. Tenete sempre presente che è un libro di non facile lettura, e quindi è un libro destinato a chi ha un'esperienza e a chi mastica filosofia, ecco, possiamo dire così. Allora, per l'occidentale, e noi stiamo vivendo questo periodo di grande decadenza, e per gli occidentali che stanno vivendo questa crisi, lo Zen ha qualcosa di esistenzialistico e anche di surreale in un certo senso. Adesso vedremo perché. La concezione di una realizzazione spirituale, che è quella Zen, che è libera da qualsiasi tipo di fede, da qualsiasi tipo di religione istituzionalizzata, da qualsiasi vincolo, e attira molto, è una cosa che può attirare moltissimo gli occidentali. Ed anche questa esperienza del Satori, di cui tra poco vi parlerò, questa rottura di livello istantanea, in un certo senso gratuita, che risolve in maniera definitiva ogni angoscia dell'esistenza. Ebbene, tutto questo, ovviamente, in una società in crisi ha un fascino particolare. Tutto questo, però, in realtà riguarda solo quello che è l'aspetto più superficiale dello Zen. Vedremo nel prossimo video, nell'ultimo video, come lo Zen si diffonde in Occidente e come in larga parte lo Zen sia stato, sotto molti aspetti, mal interpretato. A un certo punto era diventato una sorta di moda nell'ambito degli hippie, dei fricchettoni. E questo sviluppo dello Zen in Occidente, sia nei suoi aspetti positivi che negli aspetti negativi, è legato un po' a questa condizione nichilistica che stiamo vivendo. E in Occidente, però, c'è da dire che l'approccio con lo Zen non è un approccio facile. Jung scrive proprio dei libri dove mette in guardia da un discorso semplicistico rispetto all'accostamento degli occidentali rispetto a queste pratiche orientali, perché noi viviamo in un'altra cultura, la nostra forma mentis si è sviluppata in tutt'altro modo. Quindi prendere quelle pratiche e applicarle qui, già lo accennavo in un video precedente, non ha senso. E la stessa meditazione profonda, che nelle fasi avanzate, la meditazione che insegno anche qui sul mio canale, che nelle fasi avanzate è molto simile allo Zen, ha tutta una lunga frase preparatoria per arrivare a quella fase, che tiene conto proprio dell'impostazione della mente, della psiche degli occidentali. Per gli occidentali che si vogliono accostare allo Zen, ecco, già devono essere predisposti, devono avere una capacità di metanoia, potremmo dire. La metanoia è una capacità di comprensione che va oltre quella che è la mente, che va oltre quello che è l'intelletto umano. E bisogna essere in grado di guardarsi dentro, ma questo guardarsi dentro non è un rilassamento, la ricerca o di qualche stato alterato di coscienza, come accade in linea di massima nella New Age. E neanche questo guardarsi dentro può essere una riduzione di atteggiamenti intellettuali, perché noi stiamo parlando di qualcosa di molto più profondo. Lo Zen era una dottrina inizialmente segreta e trasmessa al di fuori dei canoni tradizionali, delle scritture tradizionali. E non è un caso che si fa risalire all'episodio, che non ripeto perché conosciamo, del fiore che Buddha dà a Mahakashyapa, quindi questo insegnamento silenzioso, che va al di là dei codici linguistici, come
come abbiamo visto nei precedenti video. Ecco, Bodhidharma intorno al VI secolo lo porta in Cina e lì iniziano una serie di patriarchi che si trasmettono potremmo dire, esperienza dello Zen, che danno le coordinate ai propri allievi per avere anche loro l'esperienza del Satori. Lo Zen, in fondo, se ci pensiamo, è una ripresa dello stesso buddismo delle origini, perché ho una playlist su che cos'è lo yoga, no? E accenna anche a questo fatto della nascita del buddismo in quella playlist, perché il buddismo nasce come una reazione contro quell'atteggiamento teologizzante che era sconfinato in un atteggiamento vuoto, privo di contenuti profondi e molto intellettuale anche, in cui era finita l'antica casta sacerdotale indù, che era la casta che deteneva una sapienza sacra e viva. E col passare del tempo, poi queste pratiche si erano deteriorate, da una parte si erano popolarizzate, erano diventate pratiche senza un contenuto profondo in realtà, delle pratiche di ripetizioni, di antichi riti, così, ma questo già ne abbiamo trattato nella playlist su che cos'è lo yoga. Ecco, il Buddha si innesta in questo periodo, quando c'è questa crisi profonda relativamente all'insegnamento sacro e vivo di queste antiche tradizioni indiane. Ricordo che Buddha è un principe indiano, nasce in India, e Buddha fa tabula rasa di tutto questo e si pone un problema molto pratico, ossia di quello che nell'esposizione del buddismo popolare viene detto il superamento del dolore, il superamento della sofferenza. E questo viene visto come la partenza dell'insegnamento di Buddha. Nell'insegnamento esoterico si sottolinea molto di più lo stato di caducità, di impermanenza delle cose che getta l'uomo nella incertezza. Ed ecco che Buddha, come sappiamo, ha un insegnante che era di una corrente atea, in fondo, dello yoga in India. È un insegnante che ha anche l'onestà a un certo punto di portarlo fino a un certo punto e di dire: io più di questo non posso insegnarti. Ma Buddha non era pagato. Buddha allora fa una ricerca senza l'aiuto di nessuno. Però ha già avuto per molti anni questo maestro. A un certo punto Buddha si risveglia. E il nome Buddha significa risvegliato, come sappiamo, colui che ha conseguito dunque l'illuminazione, il risveglio. E rispetto al contenuto di questa esperienza di risveglio, però, Buddha tace. Perché? E tace anche a lungo, nonostante che poi in un secondo momento parli moltissimo, perché ripetiamo, è un'esperienza che non si può comunicare attraverso le parole, ma le parole non è che siano totalmente inutili, perché le parole, come esattamente le tecniche della meditazione, possono preparare il terreno affinché questa esperienza profondissima accada, l'esperienza del centro di noi stessi. E dunque Buddha tace a un certo punto perché teme che si ricominci a filosofare, a speculare, si riarrivi nuovamente a queste vuote teologizzazioni a cui erano arrivati i bramani, per cui una dottrina sacra viva si era degradata in qualcosa e ridotta semplicemente alla sterile ripetizione di formule nel tempo. Ed ecco che Buddha conia anche dei vocaboli in sostituzione di concetti che erano già precedenti, perché in realtà il termine nirvana è quello che le antiche caste indiane chiamavano il Brahman, l'assoluto, nella forma impersonale. E così come nelle antiche caste parlavano di Atma, l'io trascendentale, quindi Brahman, Atma. Ecco, Buddha ha avuto un maestro indiano, Buddha conosce perfettamente questi termini, Buddha è una persona colta, un figlio di un re, aveva studiato e decide dunque anche dal punto di vista intellettuale di non utilizzare questi termini che erano strettamente legati a quella che era la tradizione indiana. Per la prima volta, ad esempio, ci parla di nirvana. Il nirvana, tradotto come nulla, sarebbe meglio tradurlo forse come vacuità, è questa ineffabile, questa trascendenza
quasi al limite dell'inconscio, eh? E al limite di un cieco non essere. E attenzione, perché dunque Buddha in realtà non è la rottura, perché molti dicono rompe la rottura con le tradizioni precedenti, ma non è proprio corretto questo, perché Buddha aveva il suo patrimonio culturale, ha avuto fatto pratica con un maestro che gli aveva insegnato, quindi sapeva esattamente l'atteggiamento, il come disporsi in meditazione e così via. Queste cose le sapeva Buddha. Però purtroppo gli uomini sono uomini con tutti i loro limiti, e dunque nello sviluppo successivo del buddismo si ripeté mutatis mutandis quella situazione contro cui il Buddha inizialmente aveva reagito, cioè come l'insegnamento sacro vivo che era patrimonio della casta dei bramani si era degradato, ridotto in formule, e così il buddismo diviene una religione con i suoi dogmi, i suoi rituali, con la sua scolastica, la sua mitologia. Basti pensare, qui è famosissimo qui in Occidente, Nam-myoho Renge-kyo, si professano buddisti, non sono per niente buddisti, sono di queste scuole degenerative del buddismo. Basti pensare che Buddha parte, tutta la sua esperienza interiore parte dall'assenza dal dolore visto come assenza del desiderio, l'assenza del desiderio è vista come prima causa del dolore, e questi del Nam-myoho Renge-kyo ti dicono che se ripeti quel mantra puoi ottenere qualsiasi cosa desideri. Quindi già la partenza è esattamente opposta all'insegnamento del Buddha, e dunque ci sono tutte queste degenerazioni. Vi dicevo che la situazione contro cui Buddha aveva reagito, quella istituzionalizzazione di un'esperienza sacra che l'aveva ridotta semplicemente a sterile ripetizione di rituali, e così viene ripetuta dopo la morte di Buddha, ma pian piano, e il buddismo diventa una religione, i suoi dogmi, i suoi rituali, la sua scolastica, la sua mitologia, le preghierette a Buddha, tutto l'aspetto popolare, che poi non si discosta da quello che per i napoletani San Gennaro, non è che bisogna pensare che perché certe cose accadono dalla parte del mondo, chissà che fascino debbano avere solamente perché accadano dall'altra parte nel mondo, eh? E dunque la degenerazione del buddismo sugli aspetti popolari, sapete che io non intendo con popolare necessariamente sinonimo di negativo, eh? Se basta vedere la mia cultura sul Tavor per capire quando parlo di cultura popolare e così via, ma questi sono gli aspetti più deleteri, diciamo, della cultura popolare, più superficiale. E dunque il nucleo essenziale, originale della dottrina esoterica dello Zen relativa al Satori e all'illuminazione, nel tempo andò nuovamente istituzionalizzandosi, trasformandosi, riducendosi in formule, in statue, in santini e quanto sappiamo. Ecco che interviene lo Zen, che esattamente come Buddha aveva fatto tabula rasa relativamente alla sterile esperienza ripetitiva e istituzionalizzata potremmo dire induismo bramano, del Sanatana Dharma dei bramani, di quella casta, ecco che lo Zen ripete un po' quella rottura che Buddha ha avuto rispetto alla tradizione precedente, ossia lo Zen rompe rispetto a tutte queste degenerazioni del buddismo. Bodhidharma fa tabula rasa, dichiara l'inutilità di tutti questi sottoprodotti e proclama la dottrina del Satori. Attenzione, perché anche qui non è in realtà una rottura, perché queste poi sono interpretazioni degli occidentali. Adesso, mancando una tradizione, una continuità con la tradizione, sembra che ognuno, no? Anche l'esperienza zen a volte sembra che ognuno può fare come gli pare. Non è così. Andate in una scuola zen, andate a fare un ritiro zen, troverete una disciplina talmente rigida che non troverete in nessun tipo di altra scuola, né di buddista né cattolica. Allora cerchiamo di capire, invece di stare lì superficialmente a ripetere queste cretinate, tanto parlare di Zen non ha senso, perché il Tao, chissà, il Tao non parla, chi parla non sa. Queste formule che sono potenti se dette da maestri e se dalla dimensione della profondità, dell'illuminazione, del Satori, della stabilità nel sé, diventano sterili ripetizioni da parte di questi superficiali elementi New Age che stanno lì a ripetere quelle quattro cose che hanno letto senza un minimo di pratica, perché, come dicono nel sottotitolo, questa lunga playlist che avete visto si chiama Lo Zen, spiegato con lo Zen, e poi c'è un sottotitolo fondamentale, perché io so perfettamente che lo Zen non si può spiegare neanche con lo Zen,
ma può essere compreso solo attraverso la pratica. Quindi ecco l'importanza della pratica. Ecco che lo Zen fa tabula rasa, si reinserisce verso in questo buddismo degenerato, dichiara l'inutilità di questi prodotti, li sottolinea l'importanza della pratica, l'esperienza del Satori e l'esperienza del risveglio. Ne fa una formulazione, tra virgolette, nuova e originale, una sorta di capovolgimento, ma rispetto alla degenerazione, perché appunto, come sappiamo, si riaggancia a Buddha che dà il fiore in silenzio a Mahakasyapa. Quindi questo riagganciarsi, questo anche recitare il Sutra del Cuore, e vedetela questa mia playlist che è tra le fondamentali del canale, quella del Sutra del Cuore, per chi non l'ha vista. Ecco, questa recitazione, questo nello Zen sono importanti in realtà, va bene? Però tutto è legato all'esperienza concreta, all'esperienza pratica. A me mi avete sentito ripetere centinaia di volte la pratica, la pratica, la pratica. Ecco che lo stato di nirvana, questo presunto nulla, questa presunta istinzione, perché il nirvana in realtà è uno stato di estrema consapevolezza, contrariamente ai luoghi comuni che si dicono qui in Occidente. Ecco che nello Zen questo stato, questa condizione viene indicata come lo stato normale dell'uomo. Ogni uomo ha natura di Buddha, ogni uomo è già liberato, superiore a nascita e morte. E che bisogna fare? Bisogna realizzare questo, vederlo nella propria natura attraverso l'esperienza ultima del Satori e attraverso l'esperienza diretta della pratica quotidiana. E ecco, questa pratica porta a questo spalancamento senza tempo che è il Satori. Questo esperienza improvvisa e radicalmente diversa da tutti gli stati di coscienza a cui sono abituati gli uomini. È una sorta di trauma catastrofico della coscienza ordinaria e contemporaneamente è quello che riconduce a questa sacralità superiore che dove regna la semplicità, dove il Satori è l'uno, è la condizione normale e naturale. E dunque ecco che lo Zen è contrario alla trance, alle estasi, quando mi vengono questi ragazzetti che fanno i forum sui viaggi astrali, questi sono tutti modi per perdere il cammino. Nella New Age si dà molta importanza a queste cretinate. Nei testi sacri tutti i maestri sconsigliano queste esperienze, le sconsigliano. Ho la playlist sempre sugli aforismi yoga di Patanjali, andate a riascoltare quello che dice Patanjali rispetto a queste esperienze. Queste sono esperienze che chissà che di che profondità sembrano spirituali, ma in realtà sono molto legate ancora alla materia, perché sono legate all'ego e possono rinforzare l'ego, cosa che invece nello Zen bisogna capire che l'ego è finto, che l'ego non esiste in realtà. E dunque ecco il recupero della propria natura, della vera natura, questa illuminazione, questa luce che trae fuori dall'ignoranza, che risveglia e ci si eleva dalle dinamiche inconscio, coscienza, subcoscienza, conscio, a una realtà, potremmo dire, superiore, tra virgolette, perché in quella dimensione non esiste più il superiore e l'inferiore, è l'uno, la realtà più profonda, il superconscio, dove lì, va bene? Inevitabilmente ci si ferma, perché tutto è permanenza, tutto è Satori. E la conseguenza di questa esperienza è una visione completamente nuova, sia del mondo che della vita. Chi prova il Satori sa, è la famosa frase Zen, no? Prima di praticare lo Zen, le nuvole erano nuvole, il fiume era il fiume e la natura era natura. Praticando lo Zen, le nuvole non erano più nuvole, il fiume non era più fiume e la natura non era natura. Raggiunto il Satori, le nuvole sono tornano nuvole, le montagne montagne, la natura la natura. Quindi indica una diversa visione, una trasformazione che cambia totalmente il significato della vivere la propria capacità percettiva. E secondo quanto ci dicono i maestri Zen, il tratto essenziale di questa nuova esperienza è il superamento di ogni dualità. Questa dualità, l'uomo vive nella mente, la mente è duale, la mente crea il tempo, quindi crea passato, il futuro, crea inevitabilmente la dualità.
La liberazione è andare oltre la dualità e superare il dualismo è qualcosa di enorme, superare la concezione di dentro e fuori, perché significa anche superare la concezione di io e non io, finito e infinito, essere e non essere, apparenza e realtà, ogni forma di dualismo. E anche perfino l'ultimo dualismo tra vuoto e pieno, tra sostanze e accidenti, potremmo dirlo in linguaggio filosofico. E qui arriviamo al limite del paradosso, perché si supera il concetto di liberato e non liberato, di illuminato e non illuminato, perché si supera il dualismo, ci si immerge nell'uno. Ed ecco che lo Zen riprende poi l'equazione paradossale del buddismo Mahayana. C'erano due scuole fondamentali, Mahayana e Hinayana, no? E lo Zen riprende quello che era un concetto che si trovava in questa scuola Mahayana, che ci diceva che il Nirvana è il Samsara. Nirvana è Samsara, ossia l'ultima esperienza è come l'esperienza ordinaria, per dirlo in altri termini. E anche il Taoismo, un nuovo paradosso che ci propone, Lao Tzu, che ci dice l'infinitamente lontano è il ritorno. Cioè l'infinitamente lontano è il ritorno, l'infinitamente lontano è qui. È come dire che la liberazione non va cercata in un al di là, ed è qui, in questo stesso mondo, dove va cercata una liberazione da parte di qualcuno che in realtà è già illuminato e quindi non ha nulla di cui liberarsi. Paradossi, assurdità, sì, ma non irrazionalità. Arazionalità, sovrarazionalità, attenzione, perché alla fine questi paradossi possono essere risolti attraverso la pratica, la pratica, la pratica. Il paradosso e la contraddizione avviene nella mente, ma c'è un modo di superarla la mente, c'è una forma intuitiva di conoscenza dove questi paradossi si risolvono e quando si ha quel satori si comprende, ah, ecco il significato, ecco il superamento di tutte quelle contraddizioni. È uno spostamento al centro di sé in qualsiasi situazione, in qualsiasi avvenimento della vita ordinaria. Anche negli avvenimenti che possono essere considerati banali, perché nell'uno non c'è nulla di banale in realtà. E al posto del sentire comune dell'uomo schiavo della mente e che avviene attraverso questo ossessivo e compulsivo, io dico che è un movimento compulsivo, una patologia collettiva, la definisco così, che crea questo mondo della dualità. Ecco che dal Satori emerge il vero centro, un essere che non si contrappone al non io, che trascende, riprende i termini di qualsiasi antitesi perché si supera dalla dualità. E dunque ecco che il Satori dà una discontinuità con tutto quello che era il modo di percepire precedente all'esperienza del Satori. E poi, adesso senza entrare nei cavilli teologici, nelle scuole del Satori improvviso, graduale, però ecco, noi possiamo sintetizzare dicendo che viene all'improvviso, quando abbiamo esaurito le risorse del nostro essere, dell'intelletto e questa capacità logica di comprensione, questo voler comprendere tutto attraverso il filtro della mente. E a volte il Satori avviene in maniera violenta, anche un dolore fisico lo può provocare. A me personalmente avevo raccontato di questa esperienza quando ho avuto il Satori intorno ai 25 anni, che ero inciampato negli scaglini della metropolitana, una frazione di secondo. E quella è stata l'esperienza determinante per me. Ma c'erano state già 6 anni di preparazione con il mio maestro, che vedevo 3 volte a settimana in quel periodo. Non è che capita così perché capita. E dunque è necessaria una preparazione preliminare. E io non amo parlare di me, se vi ho, in questi 440 video avrò parlato di me non più di 3 volte della mia esperienza interiore, fatto accenni, e sempre non per parlare di me, che non conta nulla la mia esperienza, ma per darvi degli stimoli e per dei chiarimenti rispetto a voi stessi. È importante dunque sottolineare che il Satori richiede una preparazione preliminare. Il Satori richiede una lunga preparazione. Altro che chi interpreta Krishnamurti, sì, la meditazione accade, ma che accade? Accade se gli prepari il terreno. Ma sono cose molto che vanno strapreparate. È come una laurea in ingegneria, poi uno può costruire un ponte. E lo può costruire con estrema, va bene, con estremo fascino, però non si può dire, il ponte accade, a un certo punto io che non ho mai studiato prendo lì e costruisco un ponte, ma è un'assurdità e non ci si rende conto che dire perché la meditazione accade è la stessa identica cosa
che voler costruire un ponte senza sapere neanche le tabelline. Ma siamo seri, ma siamo seri. Dunque, l'importanza della preparazione preliminare e provoca questo improvviso cambiamento, questa rottura di livello, questa apertura che conduce a una sorta di visione folgorante di ciò che è la propria vera natura, l'esperienza del Satori. E i maestri possono favorire questo, i maestri sanno quando il discepolo è pronto, i maestri sanno quando il discepolo è pronto, e ci sono decine di racconti nello Zen, che il maestro dà l'ultimo colpetto, è lì che prova l'uccisione vera del Buddha, no? Perché alla fine nell'esperienza del Satori si è solo. Dunque il maestro conosce il momento in cui la mente del discepolo è matura, l'apertura può prodursi, e il maestro dà una spinta decisiva. A volte può essere un semplice gesto, un mostrare un dito, un mostrare la mano, un'esclamazione, un urlo, uno schiaffo, una frase illogica. Il maestro sa che è arrivato il momento che produrrà quel crollo di tutta la falsa individualità, per cui si entrerà per la prima volta nello stato di normalità, che non è lo stato della mente compulsiva e ossessiva, ma quello che nella Zen si chiama il volto originario, o anche detto il volto che si aveva prima della creazione. E quando esauriamo tutte le risorse, tutto, e siamo messi di spalle al muro, ecco, va bene, la risoluzione del koan, ecco la risoluzione dei lunghi anni di meditazione davanti a un muro. E a volte ci sono risposte di generi paradossali, assurdi, che ci possono sembrare grotteschi, surreali, e a volte la mente viene logorata per anni, prima che il maestro dia l'ultima spinta per accedere l'allievo al Satori. Nello stesso tempo lo Zen dunque si riaggancia alla tradizione originaria di Buddha, e nello stesso tempo è un'autonomia assoluta. Niente dei, niente culti, niente idoli, svuotarsi di tutto. La frase "se incontri sulla tua vita Buddha uccidilo", abbandonare tutto, non appoggiarsi a nulla, andare avanti fino al punto della crisi, dire qualcosa più sul Satori e fare un confronto con le mistiche orientali e di altre mistiche di Oriente e d'Occidente è difficilissimo, non è un discorso che posso fare qui in conclusione di questo video. Però tenete presente che nei monasteri Zen non si resta a vita, poi ci si prepara, si arriva al conseguimento del Satori nella sala di meditazione, poi si torna al mondo, perché lo Zen è nel mondo, il decimo toro, il ritorno al mondo, il ritorno al mercato, e ognuno continua la sua vita. Non serve cambiare mestiere, non serve rinunciare al sesso, rinunciare a una donna, rinunciare, non serve questo. Una volta che si è naturali in tutto ciò che si fa. E si potrebbe, per gli amanti sempre degli schemini, si potrebbe dire che il Satori è una specie di trascendenza che porta nell'immanenza come stato naturale in ogni forma della vita, in ogni momento della nostra vita. Ed è proprio nel mistero del Satori che è racchiuso tutto il fascino della esperienza dello Zen. Quindi, amici, vi invito a meditare e vi esorto alla pratica, la pratica, la pratica. Un caro abbraccio a tutti. Marco Cosimo.